Un amministratore comunale con delega al tartufo. In Italia si contano sulle dita di una mano, forse di due. In Molise c'è un consigliere investito dell'inusuale incarico e Franco Trozzi, componente dell'assise civica di San Pietro Avellana, lì dove l'interesse e l'attenzione per il pregiato tubero è cosa seria, parte integrante della tradizione del territorio e, sempre di più, fonte, diretta o indiretta, di economie per chi quel territorio lo abita. Insomma, il tartufo va protetto e preservato, così come i cani di razza, preziosi anche dal punto di vista del valore economico, in quanto fondamentali ausili nella ricerca. Per questo, su quelle montagne dell'Appennino, al confine tra Molise e Abruzzo, desta ancora sconcerto l'avvelenamento di massa di oltre 30 cani da tartufo, risalente al novembre scorso. Pesante il danno per un paese che, come dicevamo, si regge sull'economia del tartufo, per non parlare, c'è anche quello, del legame d'affezione dei tartufai con i loro fondamentali aiutanti. A proposito di danni e relativi costi, ci sono anche quelli per la bonifica della tartufaia. Per evitare che simili fatti si ripetano, occorre agire sul fronte della prevenzione, dice ai nostri microfoni il consigliere evocato all'inizio. Purtroppo il tartufo è appetibile perché sappiamo che dietro c'è una questione di soldi. E dove c'è legata la questione di soldi, poi ci sono anche queste situazioni qui. Io direi una cosa, cioè di intensificare i controlli, di tenere sempre un territorio idoneo. Adesso abbiamo il Corpo Forestale dello Stato che praticamente adopera dei cani anti-esca, che praticamente riescono con l'olfatto a reperire delle esche, magari così invogliare anche il corpo forestale a intervenire sul territorio, proprio per prevenire questo tipo di intossicazione per quanto riguarda i cani.